Francesco Vendetti, Simona Izzo aveva paura di andare al GF VIP, era tesa e preoccupata. Nella casa del grande fratello VIP, Simona Izzo ha spesso menzionato il figlio Francesco, nato dal matrimonio con il cantante Antonello Venditti. L'attrice sente molto la sua mancanza e spera che il 41enne la vada a trovare. Intanto, Venditti ha rilasciato un'intervista a Novella 2000, nel corso della quale ha commentato l'esperienza della madre nel reality. Simona Izzo e la solitudine. Francesco Venditti ha svelato che prima di entrare nella casa del grande fratello VIP, Simona Izzo era molto preoccupata. Gli ultimi due giorni prima di entrare era tesa, preoccupata anche perché non ha mai passato del tempo da sola. Io e lei abbiamo partecipato a Pechino Express nel 2012, ma lì non era in diretta, c'erano dei momenti di relax, anche se dovevi correre. E poi poteva sempre sfogarsi con me, quindi era un po' più semplice. Simona Izzo accusata di recitare, l'opinione del figlio. Nei giorni scorsi, la regista è stata accusata di recitare da Cristiano Malgioglio. Francesco Venditti sostiene di riconoscere nei comportamenti della madre una coerenza con ciò che è nella vita di tutti i giorni. Tuttavia la partecipazione a reality è un lavoro per lei, dunque è naturale che non riesca a essere totalmente se stessa. Pensavo che mia madre si trasformasse dentro la casa, invece, è quella di sempre. Magari un po' sopra le righe, ma fa parte del mestiere e già, perché anche questo è lavoro, stare al Grande Fratello è un po' come recitare davanti a delle telecamere sempre accese. Simona Izzo non è ancora andata in nomination. Simona Izzo non ha ancora avuto modo di scontrarsi con gli altri delfini al televoto. Francesco Venditti è curioso di scoprire come reagirà quando toccherà a lei. Secondo me la casa del GF è il suo posto, è brava a fare un po' di show. È una grande donna di spettacolo. Il Grande Fratello è un gioco, quindi, se ti nominano devi accettare. Anzi, sono curioso di vedere come si comporterà una volta nominata, cambierà anche modo di fare.